Cipe è stato interrogato ieri, venerdì 27 ottobre, dal GIP Stefania Donadeo, chiaramente riguardo al suo arresto e alla sparatoria dove ha ferito quei due lottatori di MMA che hanno cercato di aggredirlo, dicendo fondamentalmente la verità, ovvero ero lì, sono sceso dalla macchina, stavo entrando in ufficio, sono arrivati in due e la novità aggiuntiva è che gli hanno spaccato la mascella con un pugno prima che Cipe potesse tirare fuori la pistola. E quindi si è giustificato dicendo: mi sentivo in pericolo, ho tirato fuori la pistola e gli ho sparato. Ci sono due problemi in questa cosa però. Il primo è che non ha sparato a terra, come successo a Simba Baby Gang, e quindi poteva effettivamente rischiare di ucciderli. E il secondo, che per la legge italiana, che purtroppo noi abbiamo capito funziona un po' come funziona, la legittima difesa la puoi effettuare solamente con una difesa che corrisponda all'offesa. Quindi un pugno nella mascella con la rottura e tanto di referto medico non giustifica comunque dei colpi di pistola. Non aggiungo altro, ma rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda per capire se rimarrà in carcere o andrà ai domiciliari. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video. Linea allo studio.